Ci troviamo presso l'impianto a biogas da 999 kW di proprietà dell'Eridania, annesso allo zuccherificio Eridania S.p.A. A San Quirico, in provincia di Parma. Questo impianto è composto da una fermentazione a doppio stadio formata da due digestori di circa 7.000 metri cubi in totale. I substrati solidi vengono alimentati tramite delle cocle, mentre i substrati liquidi vengono inseriti in una vasca e poi pompati tramite la stazione di pompaggio e quindi le pompe principali dell'impianto all'interno dei digestori. L'impianto ha un accumulo di biogas pari a 1000 metri cubi divisi sulle due vasche, 500 sulla vasca primaria e 500 sulla vasca secondaria. L'impianto è uno dei primi in Italia e viene alimentato circa il 75-80% da coprodotti derivanti dallo zuccherificio in cui l'impianto è installato. L'altra percentuale ad andare a 100, cioè la parte da 25%, 20-25% di prodotti, è composto da insilato di mais oppure da foglie colletti e codini delle bietole. L'insilato di mais lo si alimenta per avere una continuità di alimentazione durante tutto l'anno. Le polpe suppressate di bietola vengono insilate insieme al mais all'interno delle trincee, in quanto la loro produzione è la medesima del mais. Praticamente, quando lo zuccherificio è in funzione, nei mesi da agosto a ottobre, anche il mais, anche in quel periodo avviene la raccolta del mais e quindi tutti e due i prodotti vengono insilati insieme in trincea e poi alimentati all'impianto a biogas. Questo sottoprodotto, la polpa di bietola, è un sottoprodotto importante e che ha un elevato potere di metanazione, perché contiene ancora parte degli zuccheri che non sono stati separati nello stabilimento di produzione dello zucchero. Quindi ha delle grosse caratteristiche di fermentescibilità e garantisce una stabilità continua del processo. Difatti, questo coprodotto è anche utilizzato in impianti a biogas che hanno dei problemi di picchi di fermentazione per stabilizzare il processo e riportarlo a un funzionamento molto più stabile.